Bella a tutti ragazzi, sono Anthony Pence e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui per riflettere un po' sull'intervista che ha fatto Young Signorino per Noisy. Se vuoi vedere l'intervista completa, vai a vedere su Noisy. Partiamo dalla prima cosa che mi ha fatto pensare veramente di questa intervista. Secondo te come si immaginano le persone Paolo, no? Cosa pensano di te? Certe persone magari ci sono arrivate, altre no. Perché si fermano un po' all'immagine che Young Signorino è anche Paolo, ma sono... Secondo me il personaggio deve rimanere differente dalla persona normale. Ecco ragazzi, questo è il punto. Io sinceramente parlando ho sempre pensato che Signorino fosse un mongoloide, un rincoglionito, tutto quello che vuoi, chi più ne ha più ne metta. In questa intervista finalmente si vede quello che è davvero Paolo. Si capisce nettamente la differenza tra l'artista e la persona. Qui lui si è messo davvero a nudo e ha parlato di se stesso. Ora che momento è della tua carriera? Spiegami... Come mai sei da solo? Cosa è successo col tuo manager? Questa persona qui mi ha bloccato. Non era un manager, ma era tipo una persona ossessionata da me. Mi vietava di farmi biondo perché diceva che poi magari fallivo. Bene, io so chi è il suo manager, so che persona è. Non pensavo ci fossero davvero dei grossi problemi tra di loro, in realtà. La cosa che mi fa pensare, sentendo queste parole, è che lui era completamente manipolato dal suo manager. Sentirsi dire di non poter fare una cosa, non poter fare quest'altra, non potersi colorare i capelli, non poter fare le foto coi fan, è clamoroso. La parte peggiore sia stata il coma, in cui sei stato male. Cioè, io sono voluto andare in coma, praticamente. Mi ero bloccato in una persona dentro me che non mi andava tanto giù e pensavo che facendo così cambiavo personalità. Ecco, questa è un'altra cosa che ho trovato molto interessante. Lui dice, ho deciso di andare in coma e cerca in tutti i modi questo cambio di personalità e racconta anche l'aneddoto di quando esce dall'ospedale e va subito a fare musica. Mi fa pensare molto a come lui non faccia le canzoni per strategia ma che abbia una necessità di dire qualcosa, un problema vero. Tutto ciò mi fa cambiare un po' la prospettiva con cui io guardo lui, con cui io ascolto la sua musica. Qual è stata la cosa più brutta che è successa? Tipo il video vestito nudo. Sinceramente per me è abbastanza ridicolo. Di vestito nudo conosco anche retroscena. Ho saputo che il video originale non doveva essere quello che c'è adesso online, ma era un altro tipo di video. Solo che per qualche motivo, non so, magari le riprese sono state sbagliate o altre cose, hanno dovuto rigirare il video il giorno dopo e incollare pezzetti di riprese del video che doveva uscire realmente. Per quello lui non va molto fiero del video di vestito nudo. E prima ti ho chiesto la cosa più brutta, no? Invece qual è stata la cosa migliore che ti è successa nell'ultimo anno? La mia ragazza, ovviamente. Prima facevo molto uso di quasi un po' tutto, di psicofarmaci, così appunto da quando è entrata la mia ragazza nella mia vita sono cambiato. È una bellissima cosa trovare la soluzione a tutti i problemi, ai psicofarmaci, alle droghe, affidandosi completamente alla propria ragazza. Si vede proprio come la persona, Paolo, sia molto fragile. E non c'è da vergognarsi, anzi è una cosa figa, è una cosa che poi lui riversa nelle canzoni. Io la musica tipo la sento come un lavoro, ma loro non capiscono che la musica rimane per sempre. Quindi se mi sono tatuato rimarrò così per sempre, non avrò intenzione di toglierlo. Questa volta voglio fare i complimenti a Noisy, che di solito mi stanno un po' sul cazzo, per questa bellissima intervista. Siete riusciti a cogliere direttamente Paolo e non Young Signorino. È così che andrebbero fatte le interviste. Quindi complimenti a Noisy e complimenti a Paolo che finalmente è riuscito a far vedere quello che è lui veramente. Io vi saluto ragazzi, lasciate like, commentate qua sotto con quello che pensate voi e ci vediamo al prossimo video. Bella raga!